Preside, allora oggi l'inaugurazione di questo orto botanico, un valore non solo simbolico e tra l'altro un orto botanico che ha visto la collaborazione di tanti enti, di tante associazioni. E vorrei precisare che non si tratta proprio di una inaugurazione, nel senso che noi oggi presentiamo questo progetto e soprattutto presentiamo un accordo, una condivisione, un protocollo d'intesa che siamo andati a condividere con la Condiretti e con il Comune di Pescara. E attraverso questo protocollo noi oggi riceviamo quest'area verde in adozione per realizzare in quest'area una serie di attività formative. I ragazzi lavoreranno qui, coltiveranno, semineranno, svolgeranno una serie di attività che sono una work experience. Queste attività saranno certificate dalla scuola e saranno certificate le loro competenze, le competenze che andranno in qualche modo ad acquisire. Quindi si tratta di uno esperimento di inserimento lavorativo protetto e nell'ottica, nello spirito di una massima inclusione di tutti i ragazzi, inclusione non solo scolastica ma appunto sociale e lavorativa. La valenza forte del progetto, come lei sottolineava, è proprio in questa forte sinergia, in questa collaborazione fra tanti soggetti, che non sono soltanto i soggetti che condividono il protocollo, ma sono anche tante associazioni, associazioni di volontariato, altri enti come il SIGAD dell'ASL, la neuropsichiatria infantile, cioè una serie di soggetti che sosterranno, dando ciascuno il loro apporto, questa progettualità, questo EduGarden, questo giardino educativo.